Noi chiediamo che si possa realizzare, perché ci sono le condizioni, l'obiettivo di aumentare quanto più è possibile le ore a coloro che già lavorano e già fanno le ore, e quindi per un fatto concludente crediamo che si facciano queste ore in più che loro fanno. Richiedete anche quindi un tavolo tecnico? Chiediamo soprattutto il tavolo tecnico. Esquilante deve, a mio avviso, fare un passo indietro, aspettare che noi concludiamo questa situazione, che non sappiamo i criteri dei lavoratori che dovrebbero svolgere i servizi di polizia, non sappiamo i criteri dei lavoratori che dovrebbero svolgere i servizi di ausiliariato, così non lo so dove possiamo andare. Oggi quindi occupazione oltranza dei locali fino a quando non avrete questo tavolo tecnico? Occupazione fin quando non realizziamo il nostro obiettivo, che è un obiettivo degno dei servizi che svolgiamo. Antonio De Michele della FISA SCAT CISL. Siamo qui perché vogliamo discutere con le aziende che prendono possesso per i servizi negli ospedali, per l'ausiliariato e per le pulizie. Vogliamo discutere l'organizzazione del lavoro, vogliamo tutelare al meglio i lavoratori che già lavorano e vogliamo che sia dato uno stipendio degno di questo nome. Per quanto riguarda la società Ariete, praticamente non sta pagando gli stipendi ai lavoratori di Polla, Valle della Lucania, Rocca d'Aspe e dei distretti sanitari dell'Agro Nocerino Sarnese. Come si utilizza questa carta qua? Non siamo contro la carta qua, anche se non ci piace, però dobbiamo gestirla nel migliore dei modi possibili. Significa sederci, fare i criteri per le assunzioni delle persone. Così facendo, praticamente si fa.
Protesta legittima quella insomma, di queste persone, perché insomma, viviamo già un momento difficile sul piano economico e sul piano sociale. Ridurre naturalmente insomma, il numero di ore è improponibile, soprattutto di questi tempi. Credo che naturalmente il direttore generale debba naturalmente almeno incontrarli per discutere con loro del loro futuro. Spero naturalmente insomma, lo si faccia e non sia ancora una volta di chiusura, come lo è stato anche insomma, sulla programmazione sanitaria insomma, in questi anni in questa provincia.
dopo poco per perché dove vai? Quando sei qui? Guarda sta sotto. Oh, Siamo sulla... Sì. Ma me la qui. È una vergogna, è una vergogna. In ogni paese civile e democratico si aiutano i lavoratori, è una vergogna. Si mette in acqua! Si dice la cittadina per sacca il paese, si sta dicendo a voi. Non sta scaldiccio nell'ufficio, con lo stipendio mensile, non c'è un rinnegato. Vergogna!
dilettanti, dai, sì, sì. Due contratti con due aziende per fare 25 euro a settimana. Paolo, vaga all'ora, ma ci andiamo a scendere e posto a salirne, allora mi dico, stamattina girate a piazza, lui mi dispiace per voi, ma l'unico modo per farci sentire, queste sono Valle della Lucania, i nostri colleghi. Non serve perché sta facendo è da lì. Ma tu fa cosa il buco fotografico, la faccio mannà. Ma che cavolo, tu lo dici?